Beh, signor Ministro, diciamolo che il 1° maggio non abbiamo fatto una bella figura a livello internazionale. Anche perché se il giorno dopo la stampa mondiale apriva con, e generalmente era così, l'apertura dell'Expo che dovrebbe tirar fuori l'Italia dalla crisi rovinata dagli scontri, vuol dire che a livello mondiale tutti non hanno guardato le vostre belle facce mentre inauguravate l'Expo, ma sono andati a guardare le faccine di chi era nelle vie di Milano a creare un po' di confusione. Financial Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Pays, BBC. Presidente, questi sono solo quelli che abbiamo visto noi. Non abbiamo fatto una bella figura a livello internazionale. La stessa brutta figura che abbiamo fatto a Roma durante le manifestazioni dei gruppi antagonisti per la lotta per la casa nell'ottobre 2013. La stessa brutta figura fatta in occasione della partita con il Feyenoord, febbraio 2015. La stessa brutta figura fatta con i lavoratori delle acciaierie di Terni, dove anche qui lei non era riuscito neanche a spiegare le motivazioni. La stessa brutta figura fatta allo Stadio Olimpico il 3 maggio 2014 con le trattative tra lo Stato e Jenny La Carogna, e dove molti del governo erano in tribuna a ridere e scherzare. Diciamolo, signor Ministro, lei e il suo capo non state facendo una bella figura nella gestione dell'ordine pubblico. Il 30 aprile, e l'ha ricordato anche lei, avete trovato le armi e lei pubblicamente ha dichiarato, annunciava, che sarebbe andato tutto bene. Il 1° maggio, disagi a Milano previsti, 17 auto incendiate, 10 auto danneggiate, 13 banche distrutte, 12 negozi devastati. Avete applaudito prima per i milanesi, ma i milanesi non vi hanno applaudito, i milanesi sono incavolati neri con voi. 11 agenti feriti, persone che lavorano e che sono lì a fare il loro lavoro nonostante la sua inadeguatezza, signor Ministro. Ed è venuto qua a dirci che siete riusciti ad arrestare 5 persone. Ben 5 persone siamo riusciti ad arrestare, visto e considerato, visto tutto il casino che è stato fatto quel giorno. Pensate che a Francoforte la polizia tedesca, in una situazione simile, ne ha arrestati 350, non 5, 350, signor Ministro. Però, signor Ministro, noi siamo bravi a fare i tweet. La tattica di ordine pubblico adottata a Milano ha evitato il peggio e la giornata inaugurale di Expo non è stata macchiata dal sangue. Angelino Alfano, non è stata macchiata dal sangue, e lo vada a dire agli 11 appartenenti dalle forze dell'ordine che sono rimasti feriti. Ma cosa sono i signori nessuno, signor Ministro? I suoi dipendenti, i nostri dipendenti, i dipendenti dei cittadini italiani, cosa sono i signori nessuno? Il sangue delle forze dell'ordine vale tanto quanto, se non di più, quello dei manifestanti, perché le forze dell'ordine erano lì a lavorare, contrariamente a lei e contrariamente ai fancazzisti che erano in piazza quel giorno. Ottimo lavoro, le forze dell'ordine, abbiamo evitato il peggio, adesso difendiamo la Scala. Abbiamo evitato il peggio, lo vado a dire a tutti quei commercianti, a tutti quei milanesi che in quel momento, pensando a lei, gliene stanno dicendo più che per Bertoldo. È vero che ha difeso la Scala, è altrettanto vero che non ha difeso il resto di Milano, signor Ministro. Renzi, come sempre, il migliore, signor Ministro. Quattro teppistelli figli di papà, e ci sono voluti 2.558 più 4.000 più 2.000 forze dell'ordine più il casino che è successo a Milano. Come sempre, signor Renzi si distingue rispetto agli altri, un fenomeno nella comunicazione. Il Partito Democratico milanese, visto che erano 4 teppistelli, nessuno tocchi Milano, un altro tweet, fenomeni nei tweet. Mentre voi twittate, Maroni ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per la gente di Milano. Mentre voi applaudite, Regione Lombardia ha messo a disposizione i soldi per i milanesi. E quindi, signor Ministro, a questo punto non possiamo far altro che presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti.
chiediamo ai colleghi di tutti i partiti, di tutti i gruppi parlamentari di sottoscriverlo, e sottoscriveremo qualsiasi mozione di sfiducia venga presentata anche dagli altri gruppi parlamentari. Signor Ministro, lei non merita quel posto, se ne vada prima che venga presentata la nostra mozione di sfiducia. Grazie. Prego, prego. Intervenite.